Buonasera a tutte e tutti, questo è il secondo incontro del Talk for Climate Justice organizzato da Bologna for Climate Justice con la collaborazione direi preziosa del CUA che ci mette anche a disposizione l'aula e quindi il primo ringraziamento va sicuramente a loro. Secondo di tre incontri che si concluderanno il 20 aprile con Beatrice Roggeri, e quello di cui parleremo sarà la questione migratoria. Brevemente su come ci è venuto in mente il seminario. Il filo conduttore era l'idea che di crisi climatica negli ultimi anni si parla, ma si parla tendenzialmente male, tendenzialmente cancellando, eliminando, distorcendo quelli che sono i reali problemi che bisognerebbe toccare, e quindi ci è venuto in mente di parlarne con diversi ricercatori, diverse ricercatrici, e vedere, insomma, riportare un po' di parole d'ordine e fare un po' di pulizia su alcune parole d'ordine. Il primo appuntamento l'abbiamo dedicato con Emanuele Leonardi al lavoro, oggi invece ci dedichiamo alla logistica. Il tema è questo: volevamo provare a unire un tema che è l'emergenza climatica e la sua urgenza abbastanza pressante, e un tema che da qualche anno soprattutto è molto caldo nella pianura padana. E ovviamente ci sono altre zone del mondo in cui le lotte si sono fatte sentire molto, ma diciamo che la pianura padana è quello a noi più vicino. C'è un gruppo di ricerca di cui conosciamo bene alcuni esponenti, che si chiama Into the Black Box, che ha pubblicato un libro l'anno scorso, due anni fa, su tutta la sfera logistica, partendo dalla sua concettualizzazione teorica fino ad alcuni esempi anche di lotte, di resistenze nella pianura padana, che sono avvenuti non molto tempo fa. Ovviamente è una questione molto larga, ha uno sguardo storico, teorico, dei risvolti pratici molto materiali. È una questione che è entrata anche nelle scuole, quindi esistono sempre più indirizzi logistica nelle scuole superiori, quindi è una questione che sta poco a poco, anzi direi che ha già avviluppato buona parte della nostra società. Verranno fatti tre interventi, purtroppo non saranno presenti le ragazze di Santa Bellezza che hanno curato alcuni aspetti dei lavori in corso sul nodo di Rastignano, dove è stata fatta una moria di alberi per allargare anche lì la strada. Rastignano è sotto la città metropolitana di Bologna. Vediamo se tra un intervento e l'altro, magari alla fine dei vostri interventi riesco a dire io qualcosa, ma insomma lascio volentieri parola. Va bene, ciao a tutte e a tutti, e grazie per l'invito a parlare oggi. Una premessa necessaria: con il Black Box è da tanti anni che occupiamo di logistica, non l'abbiamo mai affrontata però in maniera, diciamo così, esplicita dal punto di vista del suo impatto ambientale. Diciamo che prima di oggi abbiamo provato a ragionare un po' insieme su questo tema, però ripeto, è una premessa necessaria. Diciamo che cercheremo oggi, io sono Niccolò, dopo di me parleranno Mattia e Maurilio, di proporvi in qualche modo una storia, un racconto della logistica, del perché la logistica oggi è un vettore cruciale, decisivo per il capitalismo contemporaneo, e proveremo a buttarci, diciamo così, alcuni spunti di discussione che, insomma, ci farebbe anche piacere discutere dopo i nostri interventi. Allora, innanzitutto, cos'è la logistica? Detto nella maniera più semplice possibile, la logistica è quel tipo di tecnica, tecnologia, sapere, conoscenza, disciplina che serve per spostare, diciamo così, da un punto A a un punto B un qualcosa, un oggetto, una serie di input elettronici, una merce, insomma, qualsiasi cosa implichi lo spostamento è legato, diciamo così, alla logistica. La logistica nasce
come dire, in tempi antichi, ma per quello che può essere considerata la logistica moderna, la logistica nasce sostanzialmente in due ambiti. Uno è quello militare, quindi quando i primi grandi eserciti degli stati moderni hanno la necessità di spostare tanti soldati, tante truppe su territori sempre più ampi, c'è bisogno di rifornire queste truppe di armi, ma anche di cibo, di vestiti, eccetera, eccetera, quindi si inizia a sviluppare una scienza militare per lo spostamento, per l'approvvigionamento di queste truppe lontane. Una seconda invece, come dire, genealogia, una seconda radice per la logistica moderna è la tratta schiavistica, la necessità di spostare centinaia di migliaia, milioni di persone, di uomini e donne attraverso l'oceano Atlantico, necessita appunto di un sapere, di una tecnologia, di una conoscenza, è terribile a dire, ma è così, per spostare questa merce umana attraverso centinaia di migliaia di chilometri. Ci sono alcuni studi addirittura che dicono che le prime navi schiavistiche possono essere quasi considerate un prototipo appunto della logistica moderna, perché proprio gli schiavi erano incasellati quasi fossero appunto singole merci all'interno di queste navi. Quindi la logistica ha queste due radici, e la logistica oggi è quel immensa, diciamo così, mega macchina planetaria che appunto sposta in una circolazione interrotta lungo tutto il pianeta, lungo le cosiddette catene globali del valore, di nuovo merci di qualsiasi tipo su infrastrutture e tecnologie di qualsiasi tipo. Possiamo pensare a quelle immense navi portacontainer che solcano di continuo gli oceani, possiamo pensare a tutta quella serie di grandi e piccoli magazzini che puntellano tutti i territori, possiamo pensare ai porti, alle ferrovie, agli aeroporti, possiamo pensare anche al trasporto via drone come nuova frontiera tecnologica, eccetera, eccetera. Quindi quando parliamo di logistica parliamo di questo mega appunto mondo che serve per la circolazione. La circolazione, come già Marx sapeva, è un momento cruciale per il funzionamento del capitale, perché non basta produrre la merce, non basta che la merce sia venduta, ma fra questi due punti la merce deve essere spostata, deve essere portata dal luogo in cui viene prodotta al luogo in cui viene consumata. La logistica si occupa esattamente di questo passaggio qui. Oggi possiamo dire che la logistica è, diciamo così, l'ossatura, è la costituzione materiale, l'infrastruttura che consente la globalizzazione. La globalizzazione ovviamente è un tema enorme, lo stiamo affrontando proprio quest'anno in un ciclo di seminari con i suoi Black Box, ma detta nella maniera più banale possibile, la globalizzazione è quel tipo di apertura, no, del mercato mondiale che consente il fatto che noi oggi consumiamo merci che provengono da tutto il mondo. Per far sì che ciò sia possibile c'è bisogno appunto della logistica, quindi di questo, lo ripeto, insieme di saperi, conoscenze, tecniche, ma anche piani giuridici, anche ovviamente, e questo ci arrivo adesso, forza lavoro interconnesse in tutto il mondo che consente la circolazione delle merci. Ci siamo interessate alla logistica non a partire da una questione teorica, ma perché ormai una decina abbondante di anni fa a Bologna, in tutta un po' l'Emilia Romagna e in generale nel nord Italia, sono iniziate una serie di lotte, scioperi, conflitti nel settore della logistica. Le prime volte che andavamo a questi scioperi, una delle cose che colpiva era i luoghi in cui avvenivano questi scioperi. Stiamo parlando di luoghi come l'Interporto di Bologna, che è una mega fabbrica, potremmo chiamarla così, una fabbrica di flussi, una fabbrica di circolazione di merci a una decina di chilometri da Bologna. O faccio un altro esempio, una delle lotte più importanti nel 2014 fu a Granarolo, la fabbrica Granarolo, quella che produce e distribuisce il latte. E per farvi un esempio, per di nuovo capire della materialità delle cose di cui stiamo parlando, sui giornali venne raccontato quello sciopero come lo sciopero del cappuccino. Per quale motivo? Perché per fare il cappuccino nei bar c'è bisogno del latte, se il latte viene bloccato, la distribuzione del latte viene bloccata, non si può più fare il cappuccino nei bar. Quindi appunto lo sciopero del cappuccino. E questo ci fa capire un'altra cosa importante del perché la logistica oggi è così importante, così decisiva. Il latte, chiaramente per produrre il latte bisogna mungere le mucche, si può fare uno sciopero di chi munge il latte magari nel bolognese,
si interrompe quindi la produzione di latte, ma la Granarolo può, tra virgolette, semplicemente prendere il latte dalla Lombardia, prendere il latte magari anche dalla Polonia, e in qualche modo il meccanismo non si inceppa. Quindi la produzione oggi ha perso un po' centralità nel conflitto capitale-lavoro, perché il capitale ha avuto la capacità in qualche modo di superare, no, i blocchi nella produzione. Ma se si blocca invece la circolazione, soprattutto quella di ultimo miglio, cioè quella che deve arrivare direttamente a casa o nei negozi, nelle città, lì c'è un problema, perché se blocca la distribuzione, cioè se il latte non arriva concretamente nei bar, lì è un problema, no? Lì si fa male in qualche modo al capitale. Quindi la logistica è diventata un settore di lotte importanti, anche perché ha avuto la capacità di essere molto efficace. Tanti conflitti operai oggi hanno perso di potenza, di potere, di capacità di esercitare potere, perché il capitale è uno strumento in mano che è molto forte, che è quello della delocalizzazione. Pensiamo oggi KN, no? Una delle lotte più importanti dell'ultimo periodo a livello proprio di conflitto operaio, se vogliamo tra virgolette abbastanza classico, lì cosa è successo? Lì il padrone ha detto: sai cosa, io non produco più e ciao, grazie, perché posso fare lo stesso pezzo a un costo minore spostando la fabbrica wherever, in Polonia o dove può succedere. Con la logistica questo non può succedere, perché ripeto, non si può delocalizzare la logistica, devi averla per forza qui, le merci devi per forza portarle al negozio, al supermercato, a casa, perché sennò non riesci a accumulare in qualche modo valore dal punto di vista appunto capitalistico. Quindi questo è un po' il quadro, diciamo così, all'interno del quale ci muoviamo oggi. Io, in queste che sono evidentemente alcune pillole che provo a darvi, vorrei anche però brevemente raccontarvi com'è che siamo arrivati qui oggi. La logistica fino a pochi anni fa, un decennio fa più o meno, era studiata praticamente esclusivamente da, diciamo così, nelle scuole, nelle università di management e nelle scuole e università di ingegneria, perché appunto era una scienza tipicamente capitalistica, tipicamente padronale, o appunto di ingegneri che, come dire, pianificano che siano algoritmi, che siano infrastrutture fisiche, che siano processi produttivi, che però pianificano queste catene globali del valore. Negli ultimi anni invece si è iniziato a studiarla anche da altre discipline, ma quello che conta è che in tutti questi manuali appunto di management c'è un momento topico, diciamo così, che avviene tra gli anni 50, soprattutto 60, fino agli anni 70 e 900, che è chiamato rivoluzione logistica. Cos'è la rivoluzione logistica? La rivoluzione logistica ha un simbolo, un'innovazione tecnologica, il container. Il container, penso abbiate in mente cos'è, no? Sono queste grandi scatole che ormai, se si va in un'autostrada, costellano tutto il paesaggio dell'autostrada, i porti, no? Sono i luoghi tipici del container. Qual è la potenza del container? Il container è particolarmente, come dire, efficace per la circolazione, perché sostanzialmente fino a prima del container per spostare una merce lungo una lunga rotta bisognava cambiare mezzo ogni volta. L'esempio molto concreto è quello che ha inventato, diciamo così, il container. Era un camionista americano, si chiamava McLeod, che aveva il suo camioncino e a un certo punto, la banalizzo un po' ma per capirci, si rende conto di quanto tempo perde a dover scaricare i suoi colli, i suoi sacchi, i suoi pacchi, diciamo così, dal suo camion, metterli su un'imbarcazione, dall'imbarcazione poi gli stessi singoli colli dovevano essere presi e messi magari su un vagone ferroviario. E McLeod dice: cavoli, ma se invece che prendere tutti i singoli colli, io li metto tutti dentro la stessa scatola, io la carico sul furgone, la carico sulla rotaia, la carico sulla barca e perdo molto meno tempo, no? Guadagno tempo. E è quello che oggi si chiama intermodalità, cioè proprio la capacità di, come dire, surfare su differenti superfici, che sia terra, che sia mare o che sia acqua, senza dover perdere tempo nello scaricare e ricaricare le merci. Quindi questo è un po' il simbolo, diciamo così, della logistica. Come vi dicevo prima, la logistica ha una storia che sia commerciale che militare. Non è un caso che in quegli anni sia in corso la guerra in Vietnam. Infatti il saggio McNamara, che ai tempi era il capo, uno dei capi della CIA, dice: questo ragazzo qua ha avuto una bella idea, sai cosa? Ci vado a parlare. E infatti immaginatevi cosa significava fare la guerra in Vietnam per gli Stati Uniti negli anni 60, cioè bisognava sostenere centinaia di migliaia di militari a centinaia di migliaia di chilometri di distanza e rifornirgli di tutto, armi, cibo, vestiti, eccetera, eccetera,
McNamara dice: hai avuto una bella idea, adesso ti prendo l'idea, e la guerra in Vietnam inizia a essere organizzata tutta via container, cioè si stipano dentro i container armi, cibo, eccetera, eccetera, e si porta in Vietnam. Quindi da lì, cioè, nasce come idea commerciale, viene acquisita in qualche modo come idea a livello militare, e da lì in poi diventa, diciamo così, lo strumento con cui tutta la circolazione mondiale di merci si muove. Oggi circa il 97% delle merci del mondo si sposta via container, e sostanzialmente, appunto, già questo dato credo sia abbastanza evidente dell'importanza, no, della logistica del container. Però quello che appunto viene chiamata rivoluzione logistica viene chiamata da livello padronale come un'innovazione tecnologica. In realtà, quello che con Into the Black Box in questi anni abbiamo cercato di dimostrare è che in realtà, come tutte le rivoluzioni capitalistiche che vengono appunto raccontate come il singolo generale imprenditore che ha un'idea tecnologica illuminante e produce una rivoluzione, in realtà la logistica, noi pensiamo sia più corretto chiamarla una controrivoluzione logistica, quella di quegli anni. La dico molto brevemente. Cosa consente di fare la logistica in quegli anni? Sono anni, quegli anni 60 e 70, in cui c'è un potere operaio nelle fabbriche fortissimo, in cui c'è una spinta, un sommovimento sociale potente, pensiamo ai femminismi. C'è un mondo in via di decolonizzazione, no? Ci sono tutte le lotte anticoloniali. Quindi, da un lato, a livello globale si ridefiniscono le gerarchie, si ridefiniscono le capacità di mobilità e di produzione, dall'altro c'è l'esigenza da parte capitalistica di smantellare il potere operaio concentrato nelle fabbriche. Con la logistica si può in qualche modo smantellare la fabbrica. Pensiamo alla Fiat di Torino, esempio classico, che negli anni 60 aveva decine di migliaia di operai. Queste decine di migliaia di operai avevano acquisito un potere, nel senso che potevano bloccare la produzione e mettere in crisi la parte padronale. Quindi con la logistica cosa si può fare? Attenzione, io la fabbrica, se cosa, non la tengo più tutta insieme, non concentro più tutti questi operai che poi mi fanno casino, che poi diventano contropotere. Io la fabbrica la posso smantellare, cioè spacchettare. Non devo più fare all'interno dello stesso luogo, cioè, perché funzionava così, cioè per fare la macchina Fiat, tu nello stesso luogo, un luogo enorme come era la Fiat di Torino ai tempi, tu producevi la gomma, il cambio, il vetro, eccetera, eccetera, tutto lì dentro, cioè arrivavano le materie prime, le lavoravi e usciva la macchina. Invece cosa puoi fare? Spacchettare, cioè io faccio una piccola fabbrica che mi produce i vetri, un'altra fabbrica che mi produce le portiere, un'altra fabbrica che mi produce lo scarico, quello che è, e poi li devo solo assemblare. Cosa succede facendo così? Succede che appunto diminuisco, spezzo il potere operaio, perché non è più concentrato ma è distribuito, diventa più difficile da parte operaia appunto poter esercitare potere. In questo senso è una controrivoluzione quella della logistica, perché appunto viene applicata la produzione per spezzare quel tipo di potere. Qual è l'effetto, uno degli effetti che produce questo, al di là delle dinamiche, diciamo così, di classe? Ha un effetto territoriale enorme. Se fino agli anni 60-70 le città, no, si parla di città-fabbrica, erano organizzate attorno alla fabbrica, cioè era, diciamo così, un'organizzazione spaziale molto chiara, molto organizzata attorno alla fabbrica, c'erano i quartieri operai, i quartieri borghesi, c'era la dimensione produttiva lì, con lo spacchettamento della fabbrica c'è un'estensione, se vogliamo una colonizzazione del territorio sempre più ampia, perché io inizio a fare fabbrichette tutto in giro, ho bisogno di collegarle queste fabbriche, quindi ho bisogno di strade che le colleghino, e quindi il territorio che oggi, no, se pensiamo alla pianura padana, si prende qualsiasi strada, si vede che è tutta puntellata di piccoli, grandi magazzini, strade, infrastrutture. Ecco, questo è uno dei motivi di fondo perché si è prodotta questa estensione territoriale. Noi non a caso, insomma, nei nostri scritti parliamo di megalopoli padana, perché ormai è tutto un sistema integrato, ma lo stesso discorso vale su scala globale, no? Oggi si parla di urbanizzazione planetaria, perché in qualche modo c'è una circolazione che dalle zone estrattive di materie prime in Congo e litio, alle zone di elaborazione delle merci, alle zone di produzione, fino ad arrivare alle città, eccetera, eccetera. Ecco, è un unico grande sistema integrato che ha appunto nella tecnologia logistica, nel sapere logistico, ciò che consente effettivamente questa circolazione. Sono andato molto lungo, chiudo. In qualche modo questo tipo di interpretazione, ovviamente, che ho proposto rimarca anche quello che l'operaismo italiano aveva definito, no? Quel passaggio dalla fabbrica alla metropoli. In qualche modo la metropoli è esattamente questa cosa qua, no? Questo tessuto sociale, urbano, produttivo, distributivo che pian piano si espande
sul territorio fino a costruire questa territorialità ampia che viviamo oggi. Ultima battuta, appunto, rispetto un po' a un tema più ecologico, al di là di quella che può essere non dico, cioè, la banalità, no, del capire come questa cosa qua produca ovviamente CO2 eccetera eccetera, però insomma questo mi sembra al suo modo abbastanza evidente. Credo però che se vogliamo pensare per davvero il problema abbiamo la necessità di, io non so farlo, però abbiamo la necessità in qualche modo forse anche di cambiare un po' paradigmi, schemi di pensiero. Mi spiego molto brevemente. 20 anni fa, nel 2001, quando si andava a contestare il G8 a Genova, uno degli striscioni era «Voi G8, noi 6 miliardi». Oggi siamo 8 miliardi, se le previsioni demografiche sono azzeccate, ed è una delle poche scienze sociali che di solito bene o male ci becca, nel 2050 dovremmo essere 10 miliardi, e 40 anni fa eravamo 4 miliardi. Questa umanità ha bisogno di mangiare. Poi per carità possiamo fare i bifiani e ti fare estinzione, e questo legittima posizione politica, magari non lo discuto adesso, però diciamo se ci poniamo il problema davvero di dare da mangiare a tutta questa umanità, come si fa? Perché anche qui lo dico, non so se c'è qualcuno o qualcuna qua di Campi Aperti, però è successa questa cosa, no, interessante, che loro hanno sempre avuto questo slogan, la sovranità alimentare, il nuovo governo ha fatto il ministro, la sovranità alimentare. Questo credo che dovrebbe porci qualche problema, ripeto, sulle parole che usiamo, sugli schemi che usiamo, nel senso, sì, e io sono pure d'accordo, riaccorciare le filiere del valore, quindi ricominciare a produrre anche più localmente, eccetera, eccetera, vero, ci sta, ma è davvero pensabile sulla scala dell'umanità a cui siamo oggi, 8 miliardi, 10 miliardi, che ritorniamo tutto a produrre localmente? Uno, io non credo. Due, il discorso dell'agricoltura intensiva, che sappiamo produce devastazione degli ecosistemi sotto molti punti di vista, però se vogliamo uscire da quella logica lì, vogliamo ripensarla in termini estensivi, c'è bisogno di una quantità di spazio estremamente più ampia di quella che è usata oggi per l'agricoltura, perché per farlo in termini estensivi hai bisogno di più spazio, per dar da mangiare 10 miliardi di persone hai bisogno di tantissimo superficie agricola, quindi probabilmente il pensare solo locale non basta, cioè non è una risposta vera a il problema dell'umanità contemporanea. Da questo punto di vista, quindi, io non credo, e chiudo davvero, che per una critica, diciamo così, della logistica contemporanea noi possiamo limitarci a sottolinearne in qualche modo le storture o le devastazioni che produce solamente dicendo, indicandole, cosa che va fatta ed è necessario fare. Dobbiamo anche però pensare che, ripeto, per il mondo contemporaneo, se vogliamo anche pensare davvero il problema per quello che è, abbiamo bisogno di anche ripensare davvero radicalmente come si pongono le questioni, e il tema della logistica non penso che possa essere eluso dicendo no vabbè, ma torniamo nel nostro piccolo locale e questa è la prospettiva. Credo che dobbiamo sfidare in qualche modo un pensiero globale come quello della logistica da dentro. Dentro e contro, sempre per usare una formuletta forse un po' abusata, ma che credo sempre attuale. Quindi come pensare una mobilità planetaria differente, credo che sia una sfida che si pratica sia bloccando, inceppando, sabotando l'attuale logistica capitalistica, ma al contempo anche sforzando un'immaginazione per appunto ripensare gli spazi, la mobilità e i tempi anche in modo differente, che però, ripeto, non può essere come è fatto semplicemente ripensandoci alla scala del piccolo, del locale, perché credo che non funzionerebbe e credo che non sarebbe appunto su la realtà, la materialità di quello che c'è oggi. Avrei tante altre cose da dire, ma sono andato anche un po' lungo, quindi passo la parola a Mattia. Ciao a tutti e a tutte, grazie a Bologna for Climate Justice e grazie al CUA, cioè per l'invito, grazie al CUA a proposito di materialità, di offrire uno spazio materiale per fare questo evento. Allora io ripartirei così da quanto ha detto Niccolò rispetto alla storia della logistica, ripartirei da dove ha finito lui, e quindi insomma dalla logistics, dalla cosiddetta logistics revolution, per provare
a arrivare all'oggi e diciamo a, come dire, tracciare brevemente la fotografia di come funziona oggi il capitalismo contemporaneo, e poi lasciare la parola a Maurilio, che parlerà di un mondo ancora più contemporaneo del mio, diciamo, in qualche modo. Allora, Nicolò ha parlato di, dei tratti fondamentali della, della Logistics Revolution, no? Quindi il container, il fatto che fosse, che sia stata in realtà una controrivoluzione per in qualche modo diluire il potere operare delle fabbriche, e diciamo ha accennato anche con i suoi ultimi esempi a, a un altro aspetto in realtà fondamentale della Logistics Revolution, che è stata una, un'innovazione nel management. Quindi in realtà c'è stato proprio in quel periodo lì un cambio di prospettiva di interpretare la circolazione, che non era più un, come dire, una necessità che il capitalismo doveva in qualche modo perpetrare a malavoglia per arrivare alla produzione di valore, ma in qualche modo la circolazione è diventata parte integrante appunto della produzione stessa. Dopo la Logistics Revolution e per arrivare all'oggi ci sono stati altri 3-4 passaggi che diciamo hanno come dire, prodotto e ci hanno fatti arrivare al, diciamo, punto del capitalismo in cui siamo oggi. Un passaggio immediatamente successivo alla Logistics Revolution è stata quella che è stata chiamata la Retail Revolution negli anni 70-80, e diciamo che in quell'ambito lì, in quel momento lì, c'è stato un travaso di potere dalla fabbrica ai negozi, dalla fabbrica a diciamo il punto in cui le merci si vendevano. Walmart negli Stati Uniti è stata un po' la come dire, il simbolo di questo momento, perché è stato il primo che attraverso, diciamo, l'accumulazione di dati attraverso i pagamenti POS, ad esempio, attraverso quindi i pagamenti col bancomat, è riuscito a indirizzare e a veicolare quello che doveva fare la produzione. Quindi alla produzione diceva quanta merce produrre, che tipo di merce produrre, di che colore produrla e anche a che prezzo poi doveva venderla lui. Quindi, diciamo, indirizzando un po' la produzione stessa in tutto e per tutto. Quindi, diciamo, da anche nei singoli, veramente nei singoli aspetti di come doveva essere composto l'oggetto. E questo tema della raccolta dati POS, diciamo quello che è, poi riverrà fuori, insomma, in questo, diciamo, talk che facciamo spezzato in tre persone. Questo momento qui è l'origine del cosiddetto just in time to the point, è l'origine di quello che oggi appunto è il just in time to the point capitalism, cioè, ovvero che serve una merce prodotta esattamente in quel modo lì, che arrivi esattamente in quel posto lì, esattamente in quel momento lì. È un passaggio fondamentale, ovviamente, perché chiaramente primo non poteva avvenire se non ci fosse stata una rivoluzione logistica precedente a questo, e secondo è stato quello che poi ha permesso veramente di avere questo travaso dal potere della produzione al potere della circolazione, al potere e della vendita, insomma, degli oggetti. Un ulteriore, diciamo, passaggio e un ulteriore momento in cui diciamo questo travaso di potere si è approfondito sia negli anni 90, nei primi 2000, con la rivoluzione di internet, fondamentalmente la rivoluzione digitale. Con internet le comunicazioni sono diventate immediate, quindi il passaggio di informazioni da una parte all'altra, il passaggio di notizie si è sviluppato in maniera istantanea, e quindi tutto questo ha prodotto un ulteriore, rafforzamento di potere nelle mani, diciamo, della circolazione, nelle mani dell'ultimo miglio, quindi nelle mani anche dell'ultimo miglio di venditore, eccetera, e ha avviato quello che, o meglio, ha proseguito nella strada che avrebbe poi portato a quello che oggi si chiama il supply chain capitalism, quindi quello, il capitalismo, diciamo, a catena di montaggio, in qualche modo, il capitalismo che, come diceva appunto Nicolò prima, si diffonde, dove la produzione si diffonde, si espande, si estende in tutto il pianeta. Per andare, insomma, un po' rapidamente,
un quarto passaggio, diciamo, dopo la Logistics Revolution, la Retail Revolution e la Digital Revolution, è avvenuto dopo la crisi finanziaria del 2007-2008, quando crollano Lehman Brothers, crollano una serie di cose, cambia il sistema produttivo, comunque si modifica, comunque c'è un impatto questa crisi sul sistema produttivo e il sistema capitalistico più in generale, e nascono le piattaforme digitali. Nel 2007-2008 nasce Airbnb, nasce Uber, Amazon in realtà era già nata a metà degli anni 90, ma insomma si afferma, si sviluppa in maniera piuttosto decisa, si afferma Facebook, si afferma, per togliere anche questo sguardo meramente occidentale, si afferma WeChat in Cina, che WeChat diciamo ha 1,5 miliardi di utenti, non la consideriamo troppo, ma forse è la piattaforma più con più utenti di tutte. Nasce Deliveroo, nasce Just Eat, nasce Rappi in Sud America, insomma queste piattaforme appunto logistiche dell'ultimo miglio. Il sistema capitalista si piattaformizza, c'è cioè una piattaformizzazione in qualche modo del sistema capitalista, e sono tutte, a ben guardare, piattaforme logistiche. Sono logistiche, è logistica urbana, perché Uber si parla di movimenti all'interno della città, Deliveroo, Just Eat, eccetera. Insomma, mi sembra anche inutile spiegarlo, insomma, però sono piattaforme di logistica di consegnare il cibo. Anche Airbnb stessa è una piattaforma logistica, perché il turista è in qualche modo indirizzato verso uno o l'altro appartamento, uno o l'altra casa, e di conseguenza spesso viene costruita, diciamo, anche un'infrastruttura di supporto a questi flussi turistici. L'ultimo passaggio che in realtà sottolineerei, diciamo, è la pandemia, quindi il passaggio pandemico degli ultimi 3 anni, che diciamo ha dato ancora più centralità ad alcune piattaforme, appunto tipo Amazon, Deliveroo, eccetera. In fondo non ha certo distrutto altre piattaforme tipo Airbnb e Uber, che all'inizio sembrava, se vi ricordate, i primi mesi della pandemia sembrava che crollassero, sparissero di lì al giorno dopo. Dopodiché in realtà non è successo praticamente nulla. Airbnb oggi continua, si espande forse ancora più di prima, ma sicuramente molte altre piattaforme si espandono ancora più di prima, nonostante oggi si senta spessissimo, o oggi nel senso anche in queste settimane si senta spessissimo questo diffuso licenziamento di persone da parte di queste piattaforme, perché sembrano in crisi. In realtà sono piattaforme che, invece che di crescere del 25% come crescevano in pandemia, crescono solo del 15%, e quindi hanno pensato bene di licenziare, perché non vorrebbero mai avere delle spese superflue nel lavoro, insomma. Ecco, dico tutto questo, ho detto tutto questo perché, diciamo, questi 5 passaggi, come dire, dalla rivoluzione logistica a oggi, diciamo, da un lato rappresentano una sintesi del capitalismo in cui viviamo, e dall'altro perché uno dei modi, diciamo, per perpetrarlo questo capitalismo è proprio attraverso la costruzione di infrastrutture, attraverso la costruzione di passanti o di altre infrastrutture non certo green, o comunque non sempre green, o comunque non gli frega un cazzo se sono green, che sono veri e propri agenti politici in qualche modo oggi, che sono veri e propri agenti anche di annichilimento in qualche modo delle forze sociali che le vogliono contrastare, che sono a volte anche delle merci di scambio politiche. Ecco, io chiudo insomma su questi due aspetti, e quindi insomma cercherò di essere anche breve, perché sono ovviamente temi chiaramente che richiederebbero interi corsi di laurea. Però diciamo che oggi viviamo in un capitalismo che possiamo in qualche modo definire sicuramente definire logistico,
e che racchiude questi cinque passaggi. Primo, perché appunto, come diceva Nicolò, c'è una produzione scorporata e diffusa in tutto il pianeta. Nicolò faceva l'esempio della Fiat, che veniva costruita, della macchina all'interno della Fiat, che, dove veniva costruita dalla gomma alle pastiglie dei freni, ai vetri dei finestrini. Oggi uno smartphone è costruito, prima di arrivare nella nostra tasca, ha fatto 2 o 3 volte il giro del mondo, perché appunto se sì, in tutti i suoi, diciamo, elementi, perché appunto estraggono il materiale in Congo, lo fanno una prima, o il litio in non mi ricordo un altro stato, comunque in Centrafrica, o in Cile, anche in Cile. Da lì vanno a fare una prima, diciamo, sgrezzatura, una prima costruzione di elementi, non so, nelle fabbriche in Indonesia, in Thailandia. Da lì vengono, come dire, assemblati all'interno di mega fabbriche. Il fordismo non è finito, ci sono ancora fabbriche con milioni di persone, tipo la Foxconn in Cina, dove assemblano la maggior parte dei prodotti Samsung o dei prodotti Apple. Da lì, dalla Cina, vengono trasportate, che ne so, dalla Silicon Valley in California per dargli voce, per dargli un software, diciamo, per far funzionare questi elementi morti, questi elementi inerti. Dalla California vengono poi trasportati su queste mega navi da 24.000 container a Rotterdam o nei grandi porti europei, dai grandi porti europei su navi un po' più piccole, che vaggiano spesso vuote perché in realtà sono asset finanziari, comunque vengono portate in porti tipo Genova, tipo Trieste. Dai porti tipo Genova, tipo Trieste, questo cellulare viene portato su un camion negli interporti, dagli interporti arriva all'Apple Store di via Rizzoli. Per dire che oggi, diciamo, la produzione è diluita, è diffusa su tutto il pianeta, su tutto il globo, e ogni merce è costruita fondamentalmente in questo modo, o comunque la maggior parte delle merci. Oggi viviamo anche in una parte del capitalismo, oggi può anche essere interpretata come appunto come retail revolution, come figlio della retail revolution, perché oggi i dati sono quelli che, molto più che appunto che durante la retail revolution, che dettano i ritmi della produzione. Basti pensare ad Amazon che sui dati, in realtà, appunto, ma forse ne parlerà Maurilio, costruisce il suo impero molto più che sulla consegna del libro dell'ultimo miglio. Amazon detta ritmi alla produzione, perché Amazon si vuole fare mercato, non vuole far parte del mercato, combatte direttamente col mercato in qualche modo, e questo fa sì che produca, che detti appunto questi ritmi della produzione. Appunto, c'è poi il ruolo di Amazon e di altri attori di internet, quindi appunto figli della della Internet Revolution, che in qualche modo sono gli attori principali. Oggi le cinque aziende più potenti al mondo sono Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, fondamentalmente almeno nel mondo, come dire, nel mondo occidentale. Poi chiaramente, se allarghiamo lo sguardo, possiamo andare in Cina, dove in realtà c'è Tencent o c'è Mercato Libre in Sud America. Insomma, gli attori del mondo digitale sono cruciali, sono fondamentali oggi. E poi ci sono appunto molte altre piattaforme. Ecco, tutto ciò descrive, diciamo, il capitalismo contemporaneo, che ha un'ambizione fondamentale, che è un'ambizione logistica, che è quella della fluidità. Quindi deve esserci, fluidità dalla estrazione del primo materiale alla base di ogni, di ogni smartphone, all'arrivo dello smartphone nelle nostre tasche. La fantasia logistica oggi mira ad avere un mondo liscio, un mondo senza interruzioni di sorta, senza bottlenecks, no? si chiamano così, questi colli di bottiglia che in qualche modo rallentano i flussi. Per tentare di limitare questi colli di bottiglia, per limitare questi intoppi, questi ingombri, per arginare questa forza, il capitale conta molto appunto sulle infrastrutture, sulla costruzione di infrastrutture, per costruire appunto spazi di flusso ininterrotto, spazi di flusso
liscio. In questo senso le infrastrutture sono veri agenti politici, perché mirano in un certo senso a indebolire quello che potrebbe essere considerabile come un bottleness, ovvero sia la forza del conflitto, ad esempio. Cioè quando un operaio, quando un gruppo di operai logistici, ad esempio, blocca l'interporto, quello che diceva prima Nicolò rispetto allo sciopero del cappuccino del 2009, 10 o 14, insomma, comunque di 10 anni fa, è proprio questo, cioè la logistica teme, la logistica e il capitalismo di oggi, che appunto è basato sui flussi, teme ogni blocco di questi flussi e soprattutto ogni blocco imprevisto, imprevedibile. Se c'è diciamo una carenza di infrastrutture, in qualche modo la logistica con diciamo la sua come dire, intelligenza collettiva riesce a prevederlo e quindi ad arginarlo. Se c'è uno sciopero non previsto, questa cosa qui invece mette, o se c'è un incidente, tipo, se non so se vi ricordate a marzo dell'anno scorso, il blocco del canale di Suez per 2 settimane, dove non arrivano più l'acciaio per costruire le assi, i semiassi delle Volvo in Svezia, per dire, insomma, se c'è una cosa imprevista, e una cosa imprevista potrebbe essere uno sciopero operaio, il capitalismo lo deve in qualche modo, questo capitalismo logistico lo deve in qualche modo come dire, superare, sovvertire. La novità di oggi, vado a chiudere, è che le infrastrutture che appunto utile a superare questi bottleneck sono diventati anche merce di scambio in qualche modo tra politica e capitale. Amazon, ad esempio, quando si installa in un territorio, quando vuole, quando per installare un magazzino in un nuovo territorio, offre a volte la stessa amministrazione comunale il fatto magari di costruire, per dire, una rotonda a sue spese, per pur di, come dire, avere, diciamo, delle pratiche agevolate per poter costruire appunto un magazzino in un territorio nuovo, ma è successo anche in territorio emiliano. Insomma, l'uscita di Valsamoggia, che è spuntata dal nulla qua tra qua e Modena, in realtà era anche, poi alla fine non è andato lì il magazzino, ma diciamo era anche un modo per attrarre in qualche modo un magazzino nuovo come quello di Amazon, quindi uno spazio di flusso nuovo che in qualche modo avrebbe agevolato lo spostamento fluido delle merci. Ecco, quindi chiudo per dire, insomma, dicendo che, insomma, le infrastrutture in questo mondo logistico indirizzano il modello di sviluppo attraverso cui il capitalismo vuole riprodursi, vuole costruirsi. Il passante a Bologna ha un chiaro motivo per cui è costruito, per proprietare un sistema che in qualche modo dei flussi fa diciamo il suo lato caratteristico, il suo aspetto caratteristico. E quindi, per chiudere anch'io su una cosa più inerente forse all'ecologia o l'ecologia politica, e Nicolò citava uno slogan di uno striscione della manifestazione del 2001, anch'io chiudo richiamando uno striscione che ho visto, non mi ricordo se nel corteo dello scorso ottobre o in un altro, però piuttosto famoso, che dice che l'ambientalismo senza lotta al capitalismo è giardinaggio, e in questo senso, diciamo, il combattere questo capitalismo logistico ha direttamente, come dire, effetti in qualche modo ecologici e ambientali, proprio perché insomma sarebbe ora di smettere di fare giardinaggio e di fare, insomma, lotta ambientale seria. Mi riallaccio velocemente a quanto detto da Mattia Nicolò, perché, diciamo, un po' il mio compito è quello di provare a chiudere questa panoramica molto larga su il ruolo e un po' la storia della logistica, cercando di calare però questo discorso all'interno del contesto bolognese e cercare di, come dire, trovare dei punti di atterraggio, cioè vedere poi dove concretamente
noi possiamo misurare il peso e il ruolo della logistica anche qui. Esempi ne sono già venuti fuori, Nicolò ha parlato delle lotte, ad esempio, dei facchini, soprattutto nel ciclo che c'è stato attorno al 2012-2013, così come me, Mattia ha accennato al passante. Io invece vorrei parlarvi di un'altra cosa, in realtà in conclusione, del tecnopolo. Perché? Cercherò di spiegarvelo. In primis perché, Nicolò ha insistito molto sulla centralità della logistica come perno attorno al quale si riorganizza il capitalismo contemporaneo. E lo sviluppo della logistica, cosa vuol dire? Sapere esattamente dove una merce, che sia diciamo umana o forza lavoro o un bene fisico, sapere dov'è, sapere dove arrivare, con che tempi, in che modi. È una questione appunto di conoscenza. E attorno alla logistica si è sviluppato sempre di più, lo spiegava Mattia, un sapere digitale basato su che cosa? Sulla raccolta e l'elaborazione di dati. I dati sono diventati piano piano centrali all'interno della logistica e con questo all'interno del mondo contemporaneo in cui viviamo. E attorno ai dati, e appunto a una circolazione fluida, a una conoscenza precisa di tutto quello che succede attorno a noi, si è sviluppato poi, diciamo così, una certa retorica per cui tutto ciò che è digitale è bello e al contempo è anche estremamente green. E naturalmente poi questa logistica, questa raccolta di dati, questo capitalismo digitale e delle supply chain non è qualcosa che vive, come dire, semplicemente in maniera astratta, potremmo dire, no? In maniera virtuale e dematerializzata, ha invece bisogno di strutture e centri concreti. Prima, no? Si parlava dei magazzini, possiamo considerare un po' dei data center, in una certa maniera dei magazzini, dove vengono raccolti, conservati ed elaborati dei dati, che poi a loro volta vengono ritrasmessi all'interno di altri circuiti di informazione e di elaborazione. La cosa particolare è che Bologna è al centro di una grossa trasformazione che riguarda appunto, diciamo così, la logistica digitale, e il Tecnopolo rappresenta un po', diciamo così, il perno di questa trasformazione, che avrà un impatto territoriale fortissimo e del quale è importante probabilmente iniziare a parlare. Quindi quello che proverò a dire adesso è un po', come dire, un tentativo di iniziare a porre la questione più che avere delle risposte. È una sorta di condivisione di appunti, ecco, rispetto ai quali probabilmente sarà necessario poi nei prossimi mesi anche magari avviare una discussione più dettagliata. In primis, che cos'è il Tecnopolo? Dov'è? Probabilmente qualcuno avrà l'idea, ma che cos'è, no? il Tecnopolo? Ecco, viene presentato come un hub, queste sono parole che trovate direttamente nel sito anche del Tecnopolo, e l'hub rimanda subito alla natura logistica dello sviluppo del digitale, un hub dei big data e del digitale, che concentrerà qui a Bologna, queste ovviamente sono, come dire, previsioni, intenzioni, l'80% della capacità di calcolo nazionale e il 20% di quella europea. Vuol dire che quindi è una delle strutture fondamentali per che cosa? Per lo sviluppo di tecnologie digitali legate a, per esempio, servizi meteo, servizi che riguardi alla struttura, all'economia dello spazio, ma anche start-up, ma anche centri di ricerca universitari. E da cosa è fatto tendenzialmente questo hub del digitale? Supercomputer, cosiddetti high performance computer. Sono delle gigantesche strutture di calcolo, grandissime, possono essere grandi quanto e più dei campi di calcio, all'interno dei quali ci sono computer con tecnologie molto avanzate che allo stesso tempo però hanno un grandissimo impatto ambientale, cioè sono tecnologie energivore, consumano tendenzialmente moltissima acqua e moltissima elettricità. Bologna, tra l'altro, non è nuova per essere una, diciamo così, polo
di innovazione tecnologica. Nel 1961, una cosa che non sapevo, ho scoperto, però, insomma, cercando un po' di informarmi sul Tecnopolo, si decise di stabilire qui il primo centro di supercalcolo, che era fatto con un computer IBM. Quindi in realtà è dagli anni 60 che Bologna viene individuata come città centrale all'interno dell'innovazione tecnologica, e credo che questo ruolo sia fortemente legato, che cosa, anche al ruolo logistico che la città di Bologna ha. In realtà i tecnopoli esistono già e la regione Emilia-Romagna ne conta 10. Se prendete la mappa, noterete che la mappa dei tecnopoli ricalca esattamente la via Emilia, cioè l'infrastruttura logistica, quindi è stata la base sulla quale piano piano si è costruita l'infrastruttura digitale all'interno dello spazio regionale. C'è un detto che la logistica è l'internet realizzato. Qui potremmo ribaltarlo e dire che in certo modo noi tecnopoli, come devo dire, sono l'infrastruttura materiale, no, della logistica, dati e di calcolo nella nostra regione. Ed è un progetto, tra l'altro, che non è, come dire, proprio recentissimo, ma che parte in realtà più o meno dal 2006-2007 e arriva fino ai giorni nostri, e piano piano si è ingrandito. All'inizio, nel 2007, vengono stanziati 24 milioni di euro per la realizzazione, appunto, di un centro di ricerca industriale e di trasferimento tecnologico, e in quell'occasione viene individuata un'area della città, un'area abbandonata. Questo è un altro degli elementi, secondo me, rilevanti, cioè la destinazione delle aree, no, di uso delle aree abbandonate all'interno di un contesto urbano metropolitano, specialmente come quello della città di Bologna. Viene individuata un'area particolare, dicevo, che è quella dell'ex manifattura tabacchi di via Stalingrado. Non so se l'avete notato, probabilmente ci siete già passati, cioè andando su via Stalingrado, uscendo dalla città, andando verso Altedo, poco prima dell'Estragon, sul lato opposto si vede questa enorme area industriale che è abbandonata da anni e rispetto alla quale ci sono stati diversi progetti di recupero, che attorno al 2007 si decide di destinare ad area di sviluppo del Tecnopolo attraverso una serie di fasi di elaborazione. Parliamo di un'area di 120.000 metri quadrati che alla fine sarà destinata quasi completamente allo sviluppo di questo tipo di infrastruttura, quindi ripeto, allo sviluppo e ad ospitare computer di alto livello che però hanno, come dire, dall'altra parte un impatto ambientale molto, molto significativo. E lo sviluppo, diciamo, di quest'area va avanti negli anni attraverso il classico sistema, no, del cosiddetto project financing, quindi collaborazioni pubblico-privato, dove, come dire, il pubblico integra i suoi limiti di budget con i soldi del privato e in cambio, come dire, concede in cambio, ad esempio, concessioni d'uso su dei terreni, ma così anche come deroghe e sgravi, ad esempio, su una serie di attività. Questo centro, questo Tecnopolo però, che era, quindi era stato già progettato da anni, nell'ultimo periodo, quindi 2007 più o meno, che coincide con il periodo appunto che diceva Mattia, no? Quello di lancio, diciamo così, del capitalismo di piattaforma, questo Tecnopolo però negli ultimi 4-5 anni ha avuto un'accelerazione fortissima rispetto ai piani iniziali. Poco prima della pandemia, infatti, si inizia la costruzione all'interno del Tecnopolo del Centro Meteo Europeo. La cosa in realtà è precedente alla pandemia, inizia nel 2017, questo centro si trovava a Reading in Inghilterra, si decide di ampliarlo. Perché? Perché i computer sono vecchi, non vanno più bene, e si decide invece di costruire nuovi computer che siano in grado di fare che cosa? Di aumentare la loro capacità di previsione grazie alla raccolta dati. Se ne potrebbe anche discutere in un senso, perché tendenzialmente questa raccolta dati, come dire, si cerca di affinarla, per cui le previsioni a lungo termine, di spostarle da previsioni bisettimanali a previsioni giornaliere. Poi uno potrebbe dire: abbiamo bisogno di questo? La risposta che viene data, o che almeno io personalmente sono riuscito a trovare, è che questa capacità di calcolo ci aiuterà a prevedere eventi climatici estremi. Quindi, come dire, rispetto al
cambiamento climatico, la soluzione che viene proposta non è quella di pensare le cause del cambiamento climatico, ma di sviluppare tecnologie e sistemi che ci permettano di vivere all'interno della catastrofe ambientale, direi per certi versi. E quindi anche qui viene installato un altro supercomputer, un Autos. Adesso non entro in tutti gli aspetti tecnici, però solo per darvi, no, una serie di input su quello che sta accadendo e di cui non c'è traccia di nessun dibattito pubblico, se non di una retorica pienamente entusiasta sulle mille opportunità aperte. E poi, secondo me, davanti a queste cose non c'è, puoi dire, da essere manichei, tutto buono, tutto nero, piuttosto c'è da capire che cosa sta succedendo, verso quali direzioni stiamo andando e quali direzioni vorremmo invece, no, che fossero prese. Quindi, vi dicevo, nel 2017 si decide di trasferire qui a Bologna questo centro meteo, nel 2018 partono i lavori, nel 2021 viene inaugurato per una spesa di 62 milioni di euro. Terzo elemento che connota il Tecnopolo, poi successivamente, è quello che viene pensato successivamente e che viene installato però nel 2022 ed è stato da pochissimo in realtà inaugurato, è il supercomputer Leonardo. Quindi all'interno di una serie di supercomputer ce n'è, diciamo così, the big one, che è appunto questo Leonardo, che dovrebbe essere il quarto computer più potente del mondo, con un investimento di 240 milioni di euro, parte della rete europea dei cosiddetti high performance computing. Quarto elemento nello sviluppo del Tecnopolo è la decisione di trasferire lì il nuovo centro nazionale di appunto high performance computing, big data e quantum computing. In questo caso i soldi vengono dal piano Next Generation EU, il PNRR per intenderci, con un investimento di 300 milioni di euro. Dico questo per capire come negli anni, cioè dal 2007 ad oggi, gli investimenti su questo tipo di infrastrutture siano aumentati considerevolmente. C'è quindi una grossa corsa e quindi il punto è che noi vedremo gli impatti di questo sviluppo di queste infrastrutture, li vedremo anche nel breve termine in realtà, perché come dire, è una progressione geometrica quasi, è velocissima e gli investimenti e il volume di sviluppo è in costante crescita. Quindi anche quest'ultimo passaggio, appunto quello del Centro Nazionale di High Performance Computing, è, diciamo, come si dire, il punto di maggiore sviluppo, tant'è che all'interno c'è un investimento molto, molto grosso che tiene dentro più di 50 partner. Non entro adesso, ma parliamo sempre di partner pubblici e privati, parliamo di università come l'Università di Bologna, parliamo di banche, se non sbaglio Intesa San Paolo, parliamo di grossi colossi, diciamo sì, del capitalismo italiano, come ad esempio il gruppo Finmeccanica. Qual è il punto? Come dicevo prima, il punto è che attorno allo sviluppo di questa grossa infrastruttura della logistica del digitale non c'è nessuna discussione in questo momento, anche a livello territoriale, anzi c'è piuttosto, come dire, direi una doppia retorica sulla quale cercherò di dare così degli elementi di critica per poi chiudere con un terzo punto. Il primo riguarda la retorica della Data Valley, così viene presentata. Fa un po' ridere se pensiamo che qualche anno fa c'era stata presentata la retorica della Food Valley e sappiamo più o meno qual è la sorte che è toccata a Fico, anche se poi lo sviluppo di queste grandi infrastrutture, di queste retoriche, servono a che cosa? A spingere in una certa direzione quelle che sono le scelte politiche territoriali nazionali. E Fico non si è realizzato probabilmente all'ex CAB, ma si è realizzato nel centro della città per certi versi. Allo stesso modo c'è questa grande retorica adesso di copiare la Silicon Valley e di farla qui. Non vi cito adesso una serie di articoli, di titoli, di dichiarazioni, però questa retorica della Data Valley è molto forte ed è quasi paradossale nel momento in cui la Silicon Valley è entrata in crisi e sta rivedendo appunto tante delle sue politiche. Dall'altra parte c'è questo rincorrere questo mito
invece dell'innovazione digitale come la panacea praticamente di tutti i problemi, dai problemi ambientali ai problemi, ai problemi sociali. Però denota che cosa? Un uso dello spazio pubblico territoriale, comunque tutto, parliamo di più di 100.000 metri quadrati solo per quanto riguarda il Tecnopolo, in termini imprenditoriali. Questo è naturalmente una tendenza di vari anni nel passaggio, come dire, da una gestione delle risorse a una valorizzazione dei cosiddetti asset. Le città devono attrarre investimenti, devono trasformare il territorio in un bene da valorizzare. E in questo rientrano anche queste retoriche della Data Valley, della Silicon Valley e via dicendo. E quindi viene presentato appunto lo sviluppo del Tecnopolo come una, cito, attrattività metropolitana, nonché un elemento di riqualificazione di un importante comparto ex industriale. Quello che però manca è un discorso su tutto quello che c'è attorno allo sviluppo di queste grandi infrastrutture. Bisognerebbe andare a vedere qual è stato l'impatto appunto dello sviluppo delle grandi imprese high tech nella Silicon Valley americana, vedere qual è stato l'impatto ad esempio sugli elementi della rendita, sugli elementi della casa, del mercato immobiliare, e scopriremo invece che ci sono stati grossissimi problemi ad esempio nella Silicon Valley per quanto riguarda appunto le condizioni di vita e di lavoro, su come ha trasformato i territori, su come ha prodotto processi di espulsione da città come San Francisco, e come poi questo è entrato in crisi tra l'altro negli ultimi anni in una città che tra l'altro, no, ha già un problema strutturale legato appunto alla casa. Si prevede, poi naturalmente queste cifre sono cifre da prendere sempre estremamente con le pinze, perché possono far parte sempre della retorica che serve, no, a spingere questo tipo di progetti e di investimenti, tra i 2.000 e i 2.500 lavoratori nuovi all'interno del Tecnopolo. Qualcun altro parla addirittura di 5.000. Se andate a cercare su LinkedIn, provate a cercare Digitale Tecnopolo Bologna, troverete tantissimi annunci di società che stanno assumendo sul digitale qui in città. Così come anche nelle ultime settimane una serie di società ha annunciato, società ovviamente del digitale, ha annunciato il suo trasferimento, il suo investimento su Bologna. Qual è l'impatto ambientale e territoriale che un tipo di infrastruttura del genere, che un tipo di trasformazione nelle forme produttive della città potrà avere all'interno di un contesto dove c'è già un problema abitativo fortissimo? Secondo, come dire, linea di riflessione e quindi eventualmente di critica. Tendenzialmente si parla, no, di transizioni gemelle, cioè il digitale, l'innovazione digitale viene sempre accompagnata dalle retoriche green. Quindi dall'idea che comunque le tecnologie, raccogliendo dati, tendenzialmente non hanno nessun impatto ambientale, e che dall'altra invece il cambiamento climatico si possa combattere con delle migliori tecnologie. Come dicevo prima, no? Invece di andare a vedere quali sono le cause del cambiamento climatico, ci adattiamo magari facendo delle migliori previsioni meteo, sapendo quando ci dobbiamo chiudere dentro casa perché magari sta arrivando un tifone. È difficile naturalmente proporre questa retorica quando prendiamo in considerazione una serie di tecnologie, come dicevo, che hanno che si basano su un grosso consumo di che cosa? Energia elettrica e acqua. L'energia elettrica serve per far andare questi enormi computer, che non possono essere spenti tra l'altro in maniera immediata, ok? E l'acqua a cosa serve? A raffreddarli, perché altrimenti rischierebbero di bruciarsi in tempi brevissimi. È difficile, ci sono numeri sui data center, è difficile, in Italia si dice che ce ne siano circa 131 di questi data center, addirittura, no, le grandi compagnie come Amazon, Google hanno proposto un patto per la neutralità climatica dei data center, proponendo di che cosa? Di costruire dei data center green. E questo ha sviluppato tutta una serie di tentativi di diciamo applicare l'economia circolare
a questi data center. Attualmente si calcola che i data center consumino l'1% della quantità di elettricità mondiale. Potrà sembrare una cifra bassissima, ma un rapporto di Greenpeace del 2019 prevede che entro il 2025 il settore arriverà a consumare il 20%. Quindi questo nel giro di pochissimi anni. E comunque si stima che questo tipo di infrastrutture consumino l'equivalente in termini di emissione di CO2 dell'industria delle aerolinee. Quindi quanto praticamente gli aerei. O ad esempio potrei dire che si stima che in Irlanda il consumo sia l'11% di energia elettrica da parte dei data center, che però possa crescere. L'Irlanda è uno dei paesi dove maggiormente sono sviluppati in Europa, e possa crescere entro il 2030 al 25%. Quindi, come dicevo, l'impatto ambientale che può avere una infrastruttura del genere è forte e può essere, a crescita esponenziale. Davanti a tutto ciò, qual è l'impatto stimato del Tecnopolo di Bologna? Ecco, si stima che consumi tanta elettricità quanto una città di 180.000 persone, quindi quanto Modena. Questa è la stima ufficiale. Ma qual è la risposta per renderlo più green? Utilizzeremo energia elettrica che viene da fonti rinnovabili per il 50%. Okay. Questo naturalmente, non esclude che c'è un altro 50% che equivale a 90.000 persone che non proviene neanche da energie rinnovabili. Allo stesso tempo dicono: noi utilizzeremo un sistema di raffreddamento ad acqua interno, quindi non preleveremo da fonti esterne, ma solo da fonti interne. Qual è però il punto? Questo tipo di analisi si basano semplicemente su un elemento della filiera, cioè sul data center in sé, nel suo funzionamento normale. Escludono completamente altri due momenti: la costruzione e lo smaltimento a valle. Perché? Perché su questi due elementi, almeno personalmente in un pochissimo tempo di ricerca, sono due elementi, l'inizio e la fine, che rappresentano dei buchi neri, cioè pochissimo si sa su entrambi. Vi dico solo che c'è una ricerca dell'Università di Padova su un piccolo data center dell'Università di Padova che dimostra che sul totale delle emissioni di CO2 solo il 39% sono dovute al suo funzionamento. L'altro 61% invece è legato alle fasi a monte e a valle. Perché a monte bisogna procurarsi tutti quei materiali che ad esempio Mattia nominava per la costruzione di un data center, e a valle perché questi materiali non sono eterni, vanno sostituiti ogni 3 o 5 anni. Quindi naturalmente, è un processo costante, non è che è costruito una volta, non ci si mette mano più. Cosa c'è di discussione pubblica attorno a questo? Nulla. E qui vengo al terzo elemento. Qual è la partecipazione democratica attorno a un'infrastruttura del genere? Perché parlo di partecipazione democratica? Perché tendenzialmente, anche se attraverso sempre forme di partnership pubblico-privato, questa infrastruttura è maggioritariamente un'infrastruttura pubblica, un'infrastruttura statale, un'infrastruttura regionale, un'infrastruttura all'interno della quale l'università ha una partecipazione, il comune ha una partecipazione. Quali sono i vantaggi? Quali sono gli svantaggi? Quali sono i problemi? Quali sono i benefici? Quali sono gli spazi di discussione collettiva di tutto ciò? Perché il problema è quando poi le cose molte volte vanno col pilota automatico. Per cui tu presenti, un pacchetto, presenti una bella retorica e lì andrà tutto bene. No, poi sappiamo che non andrà tutto bene. Qual è l'impatto ambientale di questa struttura sulla città di Bologna? Qual è l'impatto territoriale, sociale di questa infrastruttura sulla città di Bologna? Sono questioni aperte, ma quali sono gli spazi di discussione? Al momento direi che non ce ne sono, e forse, sarebbe interessante pensarci e provare invece ad avviare una discussione collettiva su questo, che, ripeto, può sembrare un esempio al momento confinato su una parte della città,
però ripeto, è qualcosa di cui vedremo gli effetti complessivi nel giro di brevissimo tempo su tutta invece l'area metropolitana. Mi veniva in mente che Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, notava il fatto che l'Emilia Romagna, più precisamente l'Emilia, prende il nome, è l'unica regione che prende il nome da una strada. Effettivamente l'Emilia è quel territorio che consente di collegare il nord al centro del paese. Poi Bonaccini lo dice anche perché è un appassionato di auto, moto, motori, e quindi questo lo legava alla Motor Valley, che era la terza, certo, che mancava, e che viene usata anche questa anche in termini turistici. Il Gran Premio di Imola in questo momento si chiama Gran Premio della Motor Valley del Made in Italy, che è tornato il Gran Premio della sovranità alimentare, eppure ci piace Manzoni. Il Gran Premio di Imola è tornato negli ultimi 2 anni dopo la pandemia, perché ed è un caso credo unico nella storia dei Gran Premi, nel senso che non esistono 2 Gran Premi in un paese, se non sbaglio, vabbè, questo interessa poco. No, un paio di questioni le volevo dire. Mi spiace che non ci siano appunto le ragazze di Santa Bellezza, perché rispetto al nodo di Rastignano, vediamo se li trovo, rispetto al nodo di Rastignano c'era un piccolo elemento che consentiva di forse allargare la situazione, di certo non rispondere a una serie di quesiti, però allargare la questione. Cioè, la domanda che mi chiedo io è se, e che vi chiedo, è se forse non si può allargare la questione logistica anche al di fuori dell'umano. Prima domanda, nel senso che se leggiamo uno dei comunicati che vengono scritti su Rastignano, per esempio, leggiamo, e speravo venisse fuori da altre persone: lungo il corso del torrente Savena, a sud del Parco del Paleotto, è stata eliminata una profonda fascia di bosco ripariale, fascia di alcuni centinaia di metri che era costituita da grandi pioppi, pioppi neri, salici bianchi, che formavano lo strato arboreo, numerosissimi arbusti, e che assieme componevano habitat di nidificazione di numerose specie di avifauna tutelata, quali usignolo, scricciolo, capinera, oltre che aree di sosta per l'avifauna migratrice. Ora, se la logistica è lo spostamento di qualcosa da A a B, questo non vale solo per gli esseri umani, ma vale anche per tutti gli altri esseri viventi, e quindi anche per, in questo caso, gli animali. Se le infrastrutture che creiamo creano danni al pianeta, vuol dire che paradossalmente si impedisce anche il passaggio naturale, in questo senso, delle altre specie viventi, il che non vuol dire, cito, fare giardinaggio, ma vuol dire che va a intaccare prima o poi a catena ecosistemi che saranno privati di cibo o di risorse, e quindi a catena. E quindi una domanda, sicuramente usando l'esempio del Parco Paleotto, che poi è un esempio in piccolo, ovviamente questa cosa soprattutto negli oceani è molto più gigante, è una domanda riguarda questo. L'altra domanda in realtà riguardava, io non ho capito se è legata alla Data Valley, però esiste una modalità, penso abbastanza relativamente innovativa, di logistica, che non so se è legata appunto al Tecnopolo, che è tutta la questione dell'aeroeconomy, aerospace. Mi riferisco a, nella fattispecie, Bonaccini, un altro personaggio di cui ignoro il nome, ma è a capo dell'aeronautica, e non, perdonate se non ricordo il nome, e l'ex ministro della difesa Lorenzo Guerini hanno firmato nel maggio 2021 un accordo, l'ex ministro della difesa, non delle infrastrutture. Anche questo ritorna a quanto diceva per esempio Nicolò, cioè la guerra è fondamentale. Hanno firmato un accordo per lo sviluppo dell'aerospace economy. Questo vuol dire che tutta la logistica sta, dopo, simultaneamente, mentre si asfalta l'Emilia Romagna e l'elenco di strade, nuove strade che vengono fatte abbastanza notevole, tra virgolette si asfalta il cielo, perché l'esperimento di spostare merci a questo punto tramite droni è abbastanza nelle menti di molti, e quindi la prossima cosa da asfaltare sarà il cielo, con ulteriore impatto nella produzione, soprattutto in quel 61% che dicevi tu, quindi nella produzione a valle di strumenti che richiedono chip,
che vengono prodotti per lo più in Asia, che per arrivare al termine sorpassano non so se 74 confini, e tutti questi 74 confini vengono saltati con produzione di CO2, di fossile, insomma con una grandissima produzione di inquinamento, e si va sempre più verso l'implementazione del sistema logistico. Ora, quello che io mi chiedo è, sono giustissime alcune domande che venivano fatte all'inizio su come andiamo, dove andiamo e come risolviamo alcuni problemi, però è anche vero che sul dato demografico è anche vero che l'Italia in realtà è in leggera flessione, e questo ci consente di pensare a un mondo anche a geometria variabile, a contesti variabili l'uno dall'altro. Il Tecnopolo di Bologna è all'interno anche dei progetti di No Space Economy che tendenzialmente lo Stato italiano sta portando avanti. Adesso apriremo una finestra che in realtà è peggio di un buco nero, insomma è un discorso molto lungo, però c'è un ritorno di solito della corsa allo spazio, si parla di New Space Race, c'è una situazione dove grandi soggetti privati, ritornano sempre gli stessi, Bezos per fare un esempio, ma anche gruppi di stati, l'Agenzia Spaziale Europea ad esempio, stanno investendo molto, tendenzialmente per due motivi: motivi di sicurezza, chi controlla lo spazio ha un vantaggio in termini di militari e di controllo sociale, pensate a tutti i satelliti che circolano in orbita, e per motivi economici. È un settore dove comunque ci sono stati una grossa riduzione dei costi grazie a delle innovazioni tecnologiche, sono dentro in questo, e quindi c'è tutta una serie di campi che vanno da quelli attualmente già in uso, i satelliti ad esempio, a campi potenziali, il turismo spaziale o l'estrazione di minerali tramite da meteoriti. Sembra di sentire, no, il film, la trama di Don't Look Up, il film, se l'avete visto, però stiamo parlando esattamente di quello. Per portare avanti questo tipo di economie servono grandi capacità di calcolo e sviluppo di tecnologie high tech. Servono essenzialmente queste due cose. L'Europa sta cercando di recuperare rispetto ad altri competitor internazionali, e quindi, essendo il centro di Bologna uno dei principali europei, probabilmente quello sarà uno degli elementi, no? Che comunque verranno spinti anche all'interno di quella struttura. Adesso poi maggiori dettagli non ne ho, però sì, siamo davanti a un processo di, direi quasi di urbanizzazione dello spazio anche. Solo per dare un esempio, qua chiudo, i satelliti, che sono fondamentali per qualsiasi cosa facciamo, non, no? da utilizzare il nostro smartphone a probabilmente, no, la guida automatica delle automobili, a vedere la televisione in questo momento. Lo spazio suborbitale all'interno dei quali circolano i satelliti è uno spazio limitato, per quanto ci sia una retorica, no, dello spazio infinito, del progresso infinito. È stato calcolato che più o meno ci possono essere massimo 20.000-25.000 satelliti, potrei sbagliarmi adesso nelle cifre, però più o meno di questo stiamo parlando. In questo spazio c'è una corsa ad occuparlo, proprio a colonizzare, e la persona in vantaggio in questo momento non è un attore pubblico, ok, non è una persona giuridica pubblica, è un attore privato, si chiama Elon Musk, che con il suo progetto Starlink, anche qui potrei sbagliare le cifre, ha messo in orbita circa 4.000 satelliti. Vi risponderanno che, come sempre, no, trovare la soluzione tecnica a un problema che non è semplicemente tecnico, come dicevo prima, no, rispetto all'impatto ambientale di un data center. Ripicciolire i satelliti, per cui poi ne si riesce a mettere di più. Il problema, come dire, è che è uno spazio finito. Chi prima arriva ottiene un vantaggio su tutti quanti gli altri competitor. In più, secondo problema, i cosiddetti debris, i rifiuti spaziali. C'è una legislazione, non entro in questo, sui rifiuti spaziali complicata, perché di chi sono? È nello spazio. Però sono un problema, perché stiamo continuando ad accumulare immondizia nello spazio, e questa immondizia inizia a creare dei problemi, va a finire sulla stazione spaziale internazionale, colpisce dei satelliti, e come dire, c'è un problema di gestione
dell'immondizia, dei detriti che stiamo lasciando nello spazio, e tendenzialmente nessuno se ne sta occupando, e come sempre in queste cose poi gli effetti si vedono sul medio-lungo periodo. Il problema è che noi stiamo accorciando il medio-lungo periodo, il medio-lungo periodo diventa sempre più breve, diventa sempre più, più stretto, e quindi qualcosa rispetto alla quale bisognerà fare i conti. Poi insomma, il problema è sempre pensare in termini, come dire, non semplicemente puntuali ma anche sistemici, cioè la soluzione, come dire, va pensata all'interno di un contesto complessivo, ecco. E no, rispetto a, cioè, allora, il fatto del giardinaggio, allora, per me l'orto ambientale di per sé va benissimo, ovviamente io c'ho pure l'orto, per dire, quindi capisco, però quello che dico, che ti volevo dire, è che in realtà diciamo la retorica della lotta ambientale è anche in qualche modo, non della lotta ambientale, ma diciamo della, come dire, dell'azione ambientale, ambientalista, è anche un po' sussunta dal capitale stesso in questo momento. E cioè, se guardiamo una pubblicità di Amazon, Amazon non si pubblicizza per quello che, adesso mi ricordo una pubblicità tra un primo tempo e un secondo tempo della Champions, non si pubblicizza perché fa consegna veloce e rapida, perché ormai lo sanno tutti, ma perché ha investito in pannelli solari a Siviglia o non mi ricordo dove, facendo la più grande cosa di, appunto, energia rinnovabile del pianeta. Ambisce alla neutralità nel 2035, nel 2030 invece che nel 2050, benissimo. Poi Bezos va nello spazio a fare un giro a 400 km dalla Terra con Blue Origin, e dati che ho letto da Avvenire, quindi non esattamente da Lotta Comunista o da un giornale bolscevico, un singolo viaggio di Blue Origin che va, sta su un quarto d'ora, esce o non so quanto, insomma scende, consuma come 2 miliardi di poveri, diciamo di una fascia povera della popolazione, in termini di risorse ambientali, come 2 miliardi. Cioè, quindi Eni e Enel, eccetera, adesso, perché sono obbligati da una direttiva europea, producono il bilancio, devono produrre il bilancio sociale, quindi a fianco al bilancio, diciamo, economico, il bilancio finanziario che fa ogni azienda, devono produrre il bilancio sociale, quindi un bilancio che in qualche modo descrive il loro consumo di risorse, il loro consumo di energia e di acqua, i loro metodi per riciclare, per insomma poi in realtà anche, non so, le condizioni di lavoro, di lavoratori, eccetera, benissimo. Allora, lo fa, lo produce, in realtà l'Europa, come dire, lo suggerisce ma non lo impone, e se diciamo ha delle misure coercitive in questo senso sono delle multe che fanno ridere a Enel, Eni o a Google, ma soprattutto lo fa chiaramente fregiandosi delle cose positive, ma non è che dice sto devastando il delta del Niger per costruire, per estrarre il petrolio che mi serve. Quindi in realtà c'è una retorica appunto della necessità di rispondere alla sfida ambientale, che in qualche modo si rischia di vederla come qualcosa sussunta da un capitalismo che in realtà è la principale causa del problema ambientale in questo momento, cioè in questo momento negli ultimi 200 anni o 250, quindi da quando nasce almeno il capitalismo industriale, diciamo. E anche una delle principali cause per cui, e qua provo ad accennare una risposta rispetto al problema il problema al punto di questi spazi verdi che distruggono la logistica animale, come dire, è anche una delle principali cause per cui oggi lo spazio verde all'interno di un territorio urbano è considerato esso stesso un'infrastruttura verde, in qualche modo, però è considerato anch'esso un'infrastruttura che quindi viene prodotto pensato in termini pienamente infrastrutturali, quindi che deve fare deve calarsi in un progetto, una progettualità di un progetto più ampio di equilibrio tra un'infrastruttura
non verde e un'infrastruttura verde, e questa cosa qui spesso è a discapito della costruzione di infrastrutture verde verdi rispetto alla costruzione di altre infrastrutture, quindi chiaramente di nuovo a discapito di appunto tutta una popolazione non umana, diciamo, come appunto gli uccelli nelle loro migrazioni, ma diciamo per quello che come dire, ho letto io, e soprattutto riguarda la popolazione umana, il rischio, perché leggevo, mi sembra Mancuso si chiami, quello il famoso biologo in Italia, italiano, che in realtà insomma ha scritto vari libri sulle piante, eccetera. Lui diceva, sentivo un certo punto in una trasmissione di Fahrenheit, una trasmissione su Radio 3 del pomeriggio, che commentava un articolo di Lancet uscito pochi mesi fa, adesso non ricordo quando è che si dice questa cosa, però insomma era uscito il giorno prima, quindi insomma 2 mesi fa, in cui si diceva che se si aumentasse la superficie verde nelle città dal 15 al 30%, si sarebbe raggiunto l'obiettivo di diminuire le morti da inquinamento del 70%, cioè una cosa enorme. Adesso i dati non me li ricordo esattamente, ma sono quest'ordine di cifre qua, quindi dal 15 al 30 al 25, quindi poco di più, a fronte di una riduzione diciamo delle morti causate insomma da inquinamento diciamo da attività antropogeniche, come si dice, non so, di 3/4. Quindi diciamo al di là del, come dire, che chiaramente hanno tutto la necessità di attenzione del mondo, diciamo la costruzione di queste infrastrutture verdi per le specie non umane, ma anche gli umani, voglio dire, avrebbero un vantaggio e un beneficio enorme che in realtà ci perdiamo, proprio perché anche il verde oggi è considerato un'infrastruttura che quindi rientra nel novero delle infrastrutture che si costruiscono o si lasciano all'interno di una città e che quindi possono essere tolte o spostate a seconda del, e con tutte le cause appunto di una natura che deve rispondere, deve adeguarsi resilientemente a questi interventi, insomma, nostri. Sulla prima questione, perché io pensavo ai satelliti quando fatto la domanda, e se tu dicevi una volta in futuro probabilmente cementificheremo lo spazio, appunto mi sembra che la risposta sia no, lo spazio è già cementificato. Maurizio ha portato l'esempio dei satelliti, porto un altro esempio: nel 2019 si è raggiunto il record di persone in volo in contemporanea nel mondo, e si parla di 200 milioni di persone, cioè oggi abbiamo un sistema di mobilità aerea che consente e ha già toccato i 200 milioni di persone in contemporanea in volo. Capiamo che sono dimensioni, cioè non esiste una città da 200 milioni di persone, no? Quindi direi che appunto già in realtà questo elemento dell'aria come materia, infrastruttura e mobilità è già più che un dato di fatto. La seconda domanda, in realtà più uno spunto, forse non condiviso da molti e molte, ma legandomi un po' come chiedevo prima, cioè per me il punto oggi sarebbe di uscire da uno schema mentale dicotomico che vede uomo e natura come un qualcosa di in qualche modo separato, no? Quindi qui c'è l'uomo, là c'è la natura, perché questo modo di pensare implica che in qualche modo la soluzione, che non penso poi si possa nemmeno parlare di soluzione perché credo che la crisi climatica sia irreversibile, però qui sarebbe da aprire un altro file, però la soluzione in qualche modo sarebbe dire rilasciamo la natura fare di per sé e sottraiamoci, no? Un po' all'ottica con cui molti movimenti ecologisti si pensano, in fondo il tema è quello della decrescita, il fatto però che oggi la decrescita è imposta, cioè la decrescita oggi ci viene imposta, e questo è un punto politico, ma l'altro punto è crediamo davvero che sia proprio possibile pensare a dire che rifacciamo fare la natura come se noi non fossimo natura, e quindi appunto una sottrazione? Io non credo, credo che il punto invece sia proprio dire come possiamo ripensare, riprogrammare, forse un pensiero umanista, forse troppo monocentrico, magari Don Haraway mi sgriderebbe, probabilmente sì, però per me quello che, quando dicevo prima sul
usare la logistica come strumento critico, però per attraversarlo e riconquistare quindi il progetto, cioè per ripensare il mondo in qualche modo, secondo me non può essere fatto appunto arrendendosi in qualche modo, sottraendosi, pensandosi come fuori dalla natura, ma se ci pensiamo invece pienamente come natura e quindi come in qualche modo agente ecologico che produce ecologie, che determina il metabolismo eccetera eccetera eccetera, che si tratta appunto di circolazione, la natura è circolante. Ecco, quello che appunto non mi convince della grossa parte di pensiero ecologista contemporaneo è proprio questo, no? Dire c'è la natura lì, facciamola fare lei, tocchiamola il meno possibile. Non credo che la soluzione possa essere questa, se vogliamo pensare al problema, quindi forse si tratta anche di riprendere un po' in mano un tema che io, di cosa voglio dire, piano, progetto, anche sviluppo in qualche modo, però pensato chiaramente contro lo sviluppo attuale, verso altre forme di sviluppo, però anche quello che diceva Murillo sul tecnopolo, io credo che le linee di critica che ha proposto lui siano decisive. Credo che però anche dovremmo pensare a dire, ma quella tecnologia lì potremmo usarla altrimenti? Cioè potremmo usarla invece che per programmare come faccio a vendere con due clic in più una maglietta di merda, invece pensare come quella potenza di calcolo lì posso usarla davvero per appunto programmare un altro metabolismo, altre ecologie. Mi sembra che questa sia un'altra, come dire, linea di riflessione, di critica, di ragionamento che però dovremmo un po' porci, anche perché questa è una questione che in un po' di discussioni, seminari sparsi negli ultimi mesetti sta venendo fuori spesso, e riprendo anche qui come provocazione di nuovo, però le scienze cibernetiche, no, che sono un po' alla base anche del digitale eccetera eccetera, sono state sviluppate in maniera più significativa per prime nell'Unione Sovietica, e ci sono molti studi contemporanei che dicono in realtà la pianificazione sovietica, l'Unione Sovietica è crollata perché negli anni 70 e 80 non c'era ancora una capacità di raccolta dati tale da consentire alla pianificazione di funzionare, perché proprio non c'era materialmente la capacità di sapere cosa si produceva negli Urali, cosa si produceva in eccetera eccetera eccetera, e quindi la pianificazione ha fallito. Molti dicono attenzione, però oggi c'è una capacità, una potenzialità di raccolta dati talmente alta che invece Amazon è esattamente un attore che pianifica, è in grado di lavorare piano proprio perché ha una potenza di calcolo, una raccolta dati talmente alta. Ecco, forse anche domandarci come queste tecnologie potremmo usarle in altri modi, costruirle, come dire, farne parte di un controprogetto sociale, mi sembra un'altra linea di ricerca che affiancherei alle altre, perché poi non è che elimina il fatto che il tecnopolo consumerà una marea di risorse, ma mi fa anche dire che appunto l'ottica per me non deve essere semplicemente difensiva, non deve essere semplicemente come facciamo a consumare meno, ma può essere anche un po' di sguardo in prospettiva, come potremmo fare altre ecologie, altri metabolismi, altre forme di circolazione in modo differente. Però giusto uno spunto.